amici della buona cucina, oggi facciamo una ricetta davvero semplice. Quante volte dovete realizzare una cena così all'ultimo minuto? Bene, questa ricetta è davvero semplice perché basta prendere due peperoni e 300 g di salsiccia e mettendo altri ingredienti può andare in forno ed è subito fatto. Quindi facciamo la ricetta di peperoni e salsiccia alla palermitana e quindi anche una ricetta che richiama i sapori tipici siciliani. Ma andiamo a realizzarla. Useremo 300 g di salsiccia, abbiamo due peperoni, abbiamo 120 g di pangrattato e poi andremo a mettere le spezie, l'olio d'oliva e andremo anche a insaporire con del pomodoro secco macinato. Quindi andiamo a preparare tutti gli ingredienti e dopo andranno in forno. Bene, siamo pronti. Adesso prima tagliamo i peperoni e dopo li andiamo a lavare in modo da togliere i semi. Quindi mi raccomando, togliamo questa parte bianca e andiamo a tagliare i peperoni a spicchi. Semplice. Così stiamo per ultimare di tagliare il peperone rosso. Così già possiamo andare a metterli in questa teglia. Quindi alla base mettiamo i peperoni. In questo modo adesso andiamo a tagliare la salsiccia. Quindi questa ricetta è per 4 persone. Quindi facciamo dei pezzettini non molto piccoli. Vedete, molto semplice. Facendo in questo modo, anche usando della salsiccia abbastanza leggera come potrebbe essere quella di pollo o di tacchino, verrà insaporita molto cucinando insieme ai peperoni e alle spezie che metterò. Ok, quindi così abbiamo messo tutto, adesso andiamo a condire. Bene ragazzi, accendete il forno, io l'ho acceso a circa 190-200 gradi e poi un po' l'abbasserò. Allora mettiamo l'olio d'oliva, ok, adesso aggiungo del pomodoro secco tritato, si chiama in siciliano capuliato, ed è un pomodoro, non è solo pomodoro, ci sono anche le spezie, quindi non ne va messo molto. Metto del peperoncino, che sicuramente non guasta, e vado a mettere del pepe nero con i peperoni. Allora, voi potete mettere anche l'aglio, ma io non lo voglio mettere perché penso che già insieme alla carne i peperoni prenderanno un buon sapore. Allora, adesso sto mettendo il pangrattato e vado a mescolare. Allora, con l'aiuto di due cucchiai mescoliamo, ma cerchiamo sempre di mettere sopra la carne e la base lasciamo i peperoni. Ma questa è una ricetta veloce, se non avete molto tempo la potete realizzare semplice. Potete aggiungere se volete anche capperi, ma io rimango sempre, come sapete già dal mio canale, nell'idea di fare ricette semplici con non molti ingredienti, perché poi alla fine quello che si mangia è quello sempre più semplice, soprattutto se cuciniamo a casa. Allora continuo a mettere un po' di pangrattato, non vi preoccupate, poi anche se vi sembra asciutto, poi insieme al sughetto della carne si formerà davvero una crosta buonissima. Va bene, allora ci siamo, vado a infornare, quindi lo lascerò circa 15-16 minuti a 190 gradi. A dopo vi farò vedere il risultato. Vedete, sono pronti, avete visto come sono venuti belli
e anche questi peperoni sono perfettamente cotti, quindi adesso bisogna solo un attimino mescolarli e tranquillamente possono bastare per 4 persone. Allora provate anche voi i peperoni e salsiccia alla palermitana. Buon appetito! Avete visto quanto è semplice e davvero veloce questa ricetta? Allora provatela anche voi! Ci vediamo sempre qui su Basilico Channel. Se volete vedere, cliccate qui e troverete altre ricette di contorni e secondi piatti. Allora presto, ci vediamo qui su Basilico Channel, il profumo della buona cucina.